Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia. E lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un Bociari! Good morning volley! Letizio sotto rete. La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati. E buonasera, eccoci arrivati, lunedì 8 giugno, anche se in effetti sembra martedì 20 ottobre, piove, novembre, dicembre, insomma, no, l'estate. Notavo, cioè devo sì. necessariamente prendere un po' di sole, guarda, sarà anche la luce bianca, io sono praticamente sì, quando te lo dico io di prendere un po' di sole, no. Bianco-nero, non tocchiamo vabbè, quindi non tocchiamo questo tasto. Guida i campionati, campionati che stanno per finire, diciamo che questa è l'ultima settimana di pallavolo indoor. Di passione. Di, insomma, finiscono con i due campionati giovanili, l'Under 17 finale nazionale a Chianciano con la Gupe Volley Catania a rappresentare la città Catania, e invece l'Under 18 femminile rappresentata dal Planet Volley Pedara. Abbiamo qui i giocatori della Gupe, Mattia Sabella, grazie di essere venuto, ciao. Fabrizio D'Urso, ciao. E ciao. Per il Pedara oramai abituato. Mai venuto, diciamo. No, oramai sa la strada, poi viene tranquillo. Sono di casa. Non so, bisogna capire se sei contento che mandano sempre lui oppure se la vive scontento. Benissimo. E affronterà la finale Under 18 a Crotone. Cosa? Nonostante siano quasi tutte le cose per finire, abbiamo tante cose da raccontare. Finisce la scuola, finisce anche... La scuola finisce domani, intanto la scuola e i ragazzi finiscono domani. Bello così, diciamo. Posso andare a lavorare tranquilla che non trovo più traffico per strada. Sì, poi iniziano gli esami, insomma, altri impegni. Una settimana, insomma, fine. Decisiva per la fine dei campionati. Però ieri e l'altro ieri c'è solo qualcosa di importante, sì, per Catania. Partiamo dalla B2 femminile, la squadra di Agata Ricciardello, Pallavolo Sicilia, che il presidente Antonio Bonacosta, diciamo, l'ultimo gradino che serve per la promozione, la prima parte, insomma. È andata bene perché la prima partita di andata, gara 1, in casa un bel 3-1 contro, dopo un primo set da Aprilia. Sì, un primo set, diciamo, noi siamo andati a vedere la partita e quindi possiamo stavolta parlare con cognizione di causa. Non per sentito dire, ma stavolta eravamo anche noi lì in qualche modo sul campo. E sì, il primo set probabilmente la tensione, un po' il nervosismo, questo impegno, tutto quello che vuoi, certo, quindi, tremano le gambe. Sì, un attimino le ragazze si sono un po' bloccate, non riuscivano a trovare proprio il bandolo della matassa. Poi hanno recuperato un po' di serenità, un po' di sicurezza, qualche battuta, insomma, qualche ace, hanno preso qualche muro in più e quindi poi hanno, diciamo, regolato gli avversari. Devo dire che erano nettamente inferiori rispetto alla Pallavolo Sicilia, secondo me non ci sì, sarà. Sì, è stato solo un demerito loro. Sì, sì, ecco, il set, diciamo, perso è stato semplicemente certo. questa tensione. E poi invece i valori veri sono venuti fuori, i tre set consecutivi. Mercoledì, insomma, gara 2, 20 e 30 a Latina, però pare che sarà un'altra storia perché sembra che il campo sia particolarmente... Sì, sì, pare che sia, insomma, con un pubblico molto caloroso, probabilmente ci sarà molto rumore, ma non credo che molto possa... Molto rumore per nulla. Non credo che possa bastare, voglio dire, possono soltanto perderla loro, le ragazze. Vedremo venerdì. E andiamo subito ai nostri ospiti, partiamo sempre dalla Planeta. Volley, perché sono, anche se sono rappresentate dal dirigente che è un maschietto, però la squadra femminile. Allora, Crotone ci aspetta. Ci aspetta, siamo gli ultimi giorni di allenamento, diciamo, e partiremo giorno 11 mattina per raggiungere Crotone e ovviamente vedere un pochettino di affrontare questa avventura nel migliore modo possibile. Ma voi siete stati, tra virgolette, fortunati perché, insomma, siete a Crotone, quindi un po' più vicino, sì, più comodo logisticamente. Sì, perché ovviamente partiamo con i nostri pulmini, insomma, una situazione eccetera. Un po' così. Sì. Invece la Gupe va a Chianciano, quindi aereo fino a Roma e poi pulmino. Fabrizio, il tuo ruolo in Under 17 cosa fai? Diciamo, c'è tutto a fare, cioè non c'è un ruolo ben preciso. Universale una volta, sì, si diceva. Tu entri in battuta, sì, entri dietro, spesso, perché sì. Tu in effetti ruolo saresti un libero, sì, diciamo, nello sviluppo poi finale della tua carriera. Diciamo.
sarai un libero. Ti piace fare libero o non ti piace? No? Sì. No, non mi sembra molto entusiasta. No, no, però dire. Cioè, mi trovo bene, mi entusiasmo a volte è un po' faticoso, però... Ah, faticoso. Però... Ma ti manca la soddisfazione del punto oppure sei di quello? Ah, ogni tanto, se... ogni tanto manca. Ti manca questa cosa. E invece Mattia è palleggiatore che avviene da Enna. Sì, sì. Palleggiatore, secondo palleggiatore? Sì, sono secondo palleggiatore, anche perché comunque c'è un ragazzo... Abbiamo il capitano Andrea. Il capitano con tanta esperienza, diciamo. Io sono, possiamo dire, un novellino, ma cioè quest'anno... Ho vinto i primi titoli, grazie comunque anche alla Gupe, però la vedo più sotto una forma di crescita, è un anno in cui mi sto divertendo tantissimo. Bene, perché tuo fratello invece diciamo è che già... lui è il fratello d'arte, no? Si sì, diceva fratello d'arte, perché anche il fratello gioca. Perché tuo fratello gioca? Gioca in B2, ha giocato in B2 quest'anno, ormai il campionato è finito, col Fiume Freddo, però l'anno scorso ha fatto promozione. In Serie C sempre con il Fiume Freddo, quindi comunque e anche lui è palleggiatore? Sì, sì. Quindi tu invece fai avanti e indietro e chiaramente ti appoggi da lui quando rimani qui a Catania. Sì, è sicuramente un grande aiuto, diciamo... Certo, beh, è meglio andare a casa da tuo fratello che insomma stare... Certo, quando si può, ogni tanto. E tu studi? Sì, sì, studio. Classe fai? Terzo scientifico. È finita domani la scuola, tutto a posto, sì, promossi, sì, senza, sì, certo. Fabrizio, pure tu. Sembra al terzo. Tutti 8, tutti 9? Non proprio. 7, 6, 6 e mezzo. Sì, sì, diciamo che non si, sulla non media, si, non sulla si media. Danna la vita, no, vabbè, non, si dà. Non si può dire? No, dico, non si danna la vita. Non ah, si a studiare. Sì. No. E quando finisci la scuola, cosa vuoi? L'università? No, decisa, ancora non lo sai. Non è un pensiero che, diciamo... Non ci pensi. Tu invece hai già qualche idea? Sicuramente università, non so dove, non so in quale come, facoltà, non so ma non c'è quella però, cosa, diciamo, voglio diventare questo, voglio fare questo. Sicuramente mi piace studiare, insomma, quindi magari medicina, non saprei, ingegneria, mamma mi piacciono queste cose. Fantastico. Vado a basso, vado a basso. Sì, vado a basso. Vabbè, Andrea, tu hai già deciso cosa fare da grande, già. Non devi... Devo cominciare a pensare a cosa fare tra un poco, da vecchio. Da vecchio, mamma mia, quanti anni hai? No, ne ho 32, ne faccio 32 ora, allora. Giorno 27. Ah, e allora vabbè, festeggeremo anche questo. Va bene, quindi intanto abbiamo presentato queste due finali e dobbiamo dire che anche ieri si è concluso invece il campionato di Serie C. Serie C, sì, purtroppo i sogni di gloria, insomma, del volley Etneo, sogni di gloria, loro erano già soddisfattissimi, certo, di essere arrivati, perché avevano fatto un grandissimo girone di ritorno, grandissime le due fasi precedenti a praticamente questa. Praticamente sono la terza squadra siciliana in Serie C, perché sì, dopo le due promosse, dopo le due Palermo promosse sono loro, sì, sì, hanno loro fatto sono. Una grandissima ultima parte del campionato. Infatti diciamo che, no, non dico che erano già soddisfatte così, però voglio dire il risultato non va visto in chiave negativa assolutamente, anche perché insomma la squadra con cui hanno perso è di tutto rispetto. No, anche perché il Modica era partito per andare in B2, esatto, e doveva già essere in B2, esatto, e quindi c'è stato un 3-0 diciamo che le ha battute tre volte, tutte su 3-0. Sì, sì, quindi evidentemente no, i valori in campo 27, no, 3-0, no, hanno rischiato di vincere il 26-28 i vantaggi. Comunque Trombetta, le ragazze sono comunque rimasti soddisfatti, insomma. E complimenti al Volley Etneo, al presidente Gianluca Bisceglia. Sì. Insomma, la base per l'attività dell'anno prossimo. Beh, c'è tutta, certo. Tanto la Trombetta non ha avuto tempo manco di riposarsi, che già oggi avete fatto allenamento, no? Sì, già. Quindi lui è già proiettato. Ma Trombetta a questa sta male se non va in palestra, quindi non so, male. Domenica cosa fa? Quando finisce non allena, domenica quando finite voi la finale che fa? Si spara. Vabbè, troverà qualcos'altro. Troverà qualcos'altro. Ma ha già cominciato ad allenare per l'anno prossimo. Vabbè, ed sarebbe giusto. Beh, insomma, diamogli un po' di riposo. Allora, già bisogna programmare. Programmare noi, sì, ma già stiamo programmando la stagione prossima, esatto, questa trasmissione che ci deve lanciare nell'Olimpo delle, esatto, trasmissioni sportive. Cioè, che vola basso pure tu. Ma cioè, perché devo volare basso? Ma non ho capito, do fastidio a qualcuno. L'Olimpo, no, mi no, pare un po' eccessivo. Allora, mi cambio gli occhiali per vedere. Gabriele, ho ragione, nell'Olimpo, no? Mia sorella è sempre... Si mira sempre al massimo. Esatto. Poi certo, uno lo mira al massimo, non c'è bisogno di... dirlo, anche uno se lo tiene per sé. Ma
Che vabbè, facciamo? Andiamo subito. Sì, va, perché siamo entrati in una strada che non mi pare che sia. Non porto da nessuna parte. No, assolutamente. Diciamo sempre... che in questo periodo sono fissata con i Muse, che tu continui a non conoscere. Sentiamo Uprising, poi pubblicità e poi rientriamo, nuovo, ragazzi. Planet e Cooper. Ciao. Ed eccoci rientrati dopo la prima pausa musicale, sempre questa musica bellissima scelta mia sorella, musica italiana. Infatti ho avuto i complimenti da tutti per questa scelta. Vabbè, sì, solo io, musica italiana, basta. Va bene, come abbiamo detto siamo alla puntata numero 78, sembra 78, ieri sì, che abbiamo cominciato questo lungo 78 percorso. Anno 1, adesso facciamo anno 2, anno 3. E abbiamo accompagnato insomma la pallavolo per quest'anno, abbiamo iniziato con i mondiali, poi abbiamo seguito tutti i campionati, abbiamo ripreso a guardare adesso la nazionale, che ha ripreso la nazionale proprio, con la World League proprio ieri abbiamo visto questa bella partita, insomma. Io l'ho vista a pezzettini, io guardavo il tennis, devo dire che ieri guardavo il Roland Garros. Comunque Italia-Serbia 3-2, finalmente torna la vittoria l'Italia di Berruto, si giocano insomma il secondo posto col Brasile, sì, in questo momento sono dietro soltanto al Brasile che ha contro loro, sanno, non so se il Brasile loro invece la cosa meravigliosa che ho notato è stata che Placì è andata a fare il secondo a Gerbice, quindi questa dimostra ancora, qualora ce ne fosse bisogno, che grande persona, che grande umiltà, che grande, il grande Camillo. Camillo, che cercheremo di avere al telefono, lo contatteremo, vediamo se riusciamo a averlo per venerdì. Sì, io volevo fare con lui e poi chiudere come quando abbiamo aperto con Lucchetta, visto che il ciclo ci ha battezzato lui. E vediamo di chiudere anche noi in bellezza. Abbiamo Perfetto. Oggi stiamo ospitando la Gupe per la 112esima volta. Sì. E dunque praticamente la Gupe credo che sia stata la società più presente, sì, più capito? Fabrizio anche. Petrone, che poi mi tira l'orecchia. Ah, ma perché noi? Invece, sempre presenti, sempre, d'altronde è giusto, avete vinto 5 titoli provinciali, 7, quanti ne avete vinti? Non lo so. Finali provinciali tutte. Esatto, infatti. E quindi ogni volta le abbiamo invitate. Anche regionali, anche, che se sono le vere nazionali, giusto? Anche no, il Planet, ma noi abbiamo diviso equamente, non abbiamo fatto particolarità per nessuno, cioè, assolutamente. Per favore. A proposito di finali nazionali, possiamo dare il resoconto di alcune che si sono concluse proprio ieri, infatti l'Under 16 femminile, dove trovavamo la Pallavolo Sicilia, sono state ospiti nostri, vero Mario? Certo, lo primo, sì, poco prima di partire, realtà dell'Under 16. Che, diciamo che insomma la classifica non è delle più, forse ci si aspettava qualcosina di più perché sono arrivate sedicesime, insomma loro speravano. Vabbè, almeno. Bisogna avere uno comunque, si aspetta, cioè se tu... Il girone era comunque abbastanza proibitivo, Lilliput, certo. Insomma la squadra è abbastanza affermata dal punto di vista appunto giovanile e vince il titolo, vince Casal de Pazzi. Credo che probabilmente si ripresenta come Under 18, oppure è una delle papabili anche per l'Under 18, sì. Società più organizzata. Invece nell'Under 15 avevamo a rappresentare la Sicilia, avevamo Pallavolo Augusta, che è arrivata anche lì intorno a quel posto, vediamo se riesco quindicesima, pensavo, no. tredicesima. E invece il Mentre Partanna, la Triavolo e Partanna che partecipavano nel campionato nella finale nazionale dell'Under 19 è arrivata quattordicesima. Diciamo che la Sicilia si attesta purtroppo in questo momento in questa, diciamo che fascia, la Sicilia è dal decimo medio in su. Basso dal decimo in su. Comunque salutiamo invece il presidente Atria, che ha avuto un pauroso incidente con la macchina. Sì. Ma sta bene? Sì, lui si è fortunatamente si è salvato. Sì, c'è stato un bruttissimo incidente, facciamo tanti auguri, anche perché l'Atria Partanna, a parte tutto, è una grande società che lavora molto bene in campo giovanile. E ritorniamo quindi alle nostre squadre presenti qui. Con chi giocate la prima partita, Fabrizio? Contro Vibo Valencia, speriamo, cioè è la partita penso più importante perché da là si delinea, diciamo, le formazioni che potrebbero passare. Le altre squadre del vostro girone? Poi c'è Treviso e una tra che si qualifica dal girone, tra cui dovrebbe uscire, si pensa, Treviso 2. Veneto 2. Invece voi avete? Noi la prima partita esordio giochiamo con il San Vito, giovedì 15:30.
Poi abbiamo Cislago Varese e infine una che si deve qualificare, la vincente tra Chieti, una squadra di Chieti, una squadra di Aosta e una squadra sempre di Varese, Lombardia 2 praticamente. Quindi avete giovedì 15:30, venerdì mattina? Sì, poi venerdì mattina se non mi sbaglio 9:30 se non ricordo male. Ho visto anche la Pallavolo Sicilia, pomeriggio? E ancora non si sa la squadra. Perché anche lì abbiamo cercato con la Pallavolo Sicilia di fare un collegamento, ma venerdì c'è stato il blackout, non c'erano telefonini che prendessero in quel di Mondovì. E quindi non siamo riusciti. Ribadiamo l'invito sia alla Gupe che a Planet, se riuscite venerdì alle ore 17 a farci un collegamento in diretta anche Skype a raccontarci che cosa sta succedendo. Allora, cosa... No, volevo dire due parole su questa nazionale, no? Visto che ormai... L'hai vista? L'ho vista, devo dire, c'è un grande rientro di Zaitsev, che si ricordi, noi abbiamo l'ultimo che abbiamo visto, insomma, è stato con l'infortunio... Ah, sì. Però mi pare che sia cambiato. Poi lui ruolo. Ha giocato in Russia. E quindi insomma l'abbiamo un pochino perso di vista e adesso l'abbiamo visto rientrare, ottima la sua prestazione. Anche abbiamo visto bene Anzani con diversi muri presi e Travizza che insomma si riconferma il grande palleggiatore. Diciamo che non ho visto granché dei rincalzi. Tu hai visto qualcosa su... No, su ieri io non ho guardato, ammetto che non ho guardato la partita di pallavolo perché ero assolutamente estasiata da Roland Garros, perché è francese. Garros, tutti dicono Garros. No. No, non si, perché non si dovrebbe pronunciare. Secondo me non è così. Ci informiamo e lo diremo la prossima volta. Io adoro Djokovic e ieri ha perso con impronunciabile, inaspettatamente, Wawrinka. Scusate, mi sono affogata. Quindi non ho guardato la pallavolo, ma mi riprometto se di vogliamo di dare un'occhiata agli altri sport, diamo un'occhiata alla scherma. No. No, come no? No, c'è stata la tripletta, ci sono gli europei tuttora in corso a Montreux in Svizzera e c'è stata una tripletta di proprio il podio oro, argento, bronzo per le per il maschile, per il fioretto maschile Cassarà. Purtroppo la spada invece, quella di nostro nipote di Paolo Pizzo, non ci aspettavamo. Decimo Garozzo, tredicesimo Paolo, diciassettesimo Fichera. Le donne stanno gareggiando, credo ancora, che già sono le prime quattro. Però c'è la gara a squadre mercoledì e vedremo un pochettino. Così, tanto per spaziare un po' anche negli altri. Fabrizio, voi avete fatto anche la Serie C, no? Era lo stesso gruppo che è stato portato avanti. Come è andata la Serie C? L'esperienza con la Serie C, quindi non chiaramente della stessa età, perché lì non penso che... Per me è stato il primo anno. Perché diciamo l'anno scorso, a parte qualche convocazione così diciamo sporadica, però questo è stato il primo anno sempre presente nel gruppo. È stata una bella esperienza confrontarsi con persone più grandi, di un certo livello, di un livello superiore. La salvezza, diciamo, che era il nostro obiettivo, è arrivata molto facilmente. Campionato, ricordiamo, vinto dalle Toianni, secondo Pallavolo Gus e terzo Peloro, dovrebbe essere Carlentini, mi pare. No, ha recuperato il Carlentini. Lì facevi sempre il jolly o il libero? No. Ti alterni perché il libero titolare è Marco De Costa. Marco De Costa. Tu hai fatto qualche presenza in Serie C? Sei entrato? Sì, diciamo abbastanza, quasi ogni partita entravo, specialmente all'inizio dell'anno e verso metà e fine. Comunque entravo il doppio cambio, in battuta affinché comunque abbiamo sempre l'attacco a tre. Oppure ogni tanto anche al posto del capitano di Andrea, quando diciamo non sono è momenti, un attimino è forte. Ma oggi avete saltato allenamento o vi aspettano? Braccia aperte non lo so. Ma domani vi allenate pure? Domani forse, non fate, so. Oggi, domani, mercoledì? Mercoledì sicuro. Anche voi fate tre sedute? Sì, l'ultima però la facciamo di mattina. Forse il mercoledì pomeriggio lo lasciamo poi libero, ragazze devono preparare. Anche perché facciamo mercoledì mattina anche in previsione del fatto che là si giocherà anche mattina presto. Certo. E quindi almeno per dare un senso. Certo, perché anche questi orari strani, 8:45, 9, insomma, 15:30, non sono orari, insomma, poi è abbastanza intenso il calendario, tre partite, insomma, giovedì, venerdì, sabato, venerdì. Sì, probabilmente è più brutto quello della mattina, che sono completamente disabituati a questa cosa, no?
Dipende. No. Sì, no, siccome sono sicuramente disabituate, anche, sono anche questione di bioritmi, c'è chi rende di più la mattina, chi rende di più. Certo, voi non siete abituati perché andate tutti quanti a scuola, ma chiaramente alla finale non è che si può dare alle 7 del pomeriggio. Da questo punto di vista comunque è uguale per tutti, perché certo, anche sono ragazzi, ragazze anche loro, quindi c'è nel senso che diciamo è ragazzini anche gli avversari. Non ho capito, mi pare che siamo arrivati al secondo time out che arriva dalla regia. Faccio un tuffo di nuovo nel mio passato musicale. Follow You, Follow Me dei Genesis, pubblicità e poi di nuovo ancora a chiudere con i ragazzi. E ovviamente, come sempre, quando siamo a microfoni spenti, si dice sì, tutto, che cosa che poi, quando parliamo... Diciamo che abbiamo parlato un po' di fantavolle, cioè adesso che ci sono tutte le parole, tutte le, quello che si dice, mercati, dei mercati, titoli, giocatori, allenatori, serie, ripescaggi, nonno e altro, e quant'altro. Beh, niente, queste cose le rimandiamo quando riprenderemo a settembre, ancora non sappiamo bene la data di inizio del nostro campionato, perché noi facciamo il campionato, oramai lo facciamo da qua. Vedremo. Comunque le voci le lasciamo, le voci di corridoio. Niente, ancora non sappiamo che cosa succederà, può succedere tutto, chi rinuncia, chi prende, chi sale, chi scende, chi litiga, chi fa pace. Siamo in una fase di con quella squadra di mai e poi... Ma come? No, ma è un gruppo, abbiamo fatto un gruppo fantastico, sì. Cioè tutte le squadre, tutti vanno tutti d'accordo, ma meglio così, voglio dire. Va bene, di quello che diciamo dovevamo che dire abbiamo detto superano. Tutto. O sì, siamo dimenticati qualcosa? Non lo so, io sugli appunti che avevo. No, vabbè, la finale Under 13 la presenteremo venerdì, vediamo che cosa succede a gara 2 della Pallavolo Sicilia. Abbiamo gli ultimi 5 minuti per... È chiaro che le aspettative di questa finale nazionale, uno dice io voglio andare più in alto possibile, no? Certo. Perché voi avete fatto l'Under 15, siete arrivati quinti. Diciamo il gruppo era lo stesso. Era lo stesso. L'annata era la stessa. La stessa. Si spera, diciamo, almeno di andare vicino. Di stare nei primi 8, insomma, per cercare di risalire un po'. Il nostro obiettivo, almeno si spera di arrivare. E anche voi, suppongo, anche se per voi è la prima fase, la prima finale. Allora, diciamo che noi, ripeto, quando l'altra volta ho detto, probabilmente è stata anche inaspettata la vittoria delle finali regionali, nel senso che non era così sicuro e scontato come magari poteva essere la Gupe, che effettivamente era una spanna più in alto. No, ve lo dico perché abbiamo visto le finali, esatto. E quindi ora tutto quello che viene è sicuramente di guadagnato. È ovvio che quando andiamo lì, yes, ce la giochiamo, certo, non se lo vale per perdere, tanto ormai sono arrivato, poi, non mi interessa, come la Juventus, tanto per capire la parentesi. Abbiamo qualche Juventino qui, il tasto dolente della Juve, si sono stati proprio... Ma secondo me era troppo difficile, appunto, in Barcellona. Io non ne capisco niente di calcio, premetto, ho visto 10 minuti, ma quelli no vabbè, era un altro livello. A parte quel momento in cui sembrava che potessero andare avanti, hanno preso la palla e hanno fatto il gol, e secondo me lì gli hanno tagliato le gambe. Vero Mattia, tu sei juventino pure? Sì, anch'io juventino. Ma cioè, che avete fatto il gruppo di ascolto sul divano, eravate con chi come vista? Avete fatto, come l'avete vista insieme? Io l'ho vista con i miei amici a Enna, in piazza col maxi schermo, quindi quindi una tragedia. Una cosa sentita, sì. Diciamo. Ma avevate anche amici, chiaramente, che erano milanisti, interisti, erano lì con voi a gufare, o eravate solo juventini? Magari sì, stavano zitti, però gufavano. Mi conveniva stare zitti, che c'era una maggioranza. Ma invece tu di calcio non ti interessi? No, diciamo, sei tifoso? Tifoso del Catania, basta. E basta. Quindi l'hai guardata la finale di Champions? Sì, così, certo, ma certo. Assolutamente. Cioè, così, come diciamo come spettacolo. Ma lui mi pare un tranquillo comunque a prescindere, cioè lui è così anche quando gioca, probabilmente. Tu l'hai visto giocare? Sì, no, ma lui poi mi dava una mano quando ero alla Cupa, io sempre Fabrizio veniva, buono, dava sempre una mano. Gli altri si defilavano, Fabrizio era uno di quelli uno che mi aiutava. No, si vede. E invece voi come avete visto questa partita? Ma io sono juventino anche. E quindi eravate in gruppo? No, io l'ho vista con mio padre e mio fratello. Mio padre è juventino, ogni volta che c'è una partita importante, devo essere sincero,
la vediamo insieme, anche perché si crea, non sembra, ma io sono una persona, te l'avevo anche detto, molto esplosiva da questo punto di vista. Sì. Si crea un clima di stadio. E invece tuo fratello è pure Juventino? No, mio fratello tifa, non ha un tifo particolare, però aveva piacere di vederlo insieme a me. Appoggiava, sì, diciamo. Ma invece hai chiaramente degli amici anti-juventini, e quindi gli spotto sono stati terribili? No. Abbiamo subito... Personalmente io non sono un... sono uno juventino che comunque non... è anche è obiettivo nelle cose, quindi... non dà fastidio magari a chi... Non tutti sono così. Esatto. No, scusami se ti interrompo, perché poi me lo scordo, leggevo sul giornale che addirittura... Hanno fatto i fuochi d'artificio. A Via Grande. A Via Grande, sul sagrato della chiesa. 40-50 secondi di fuochi d'artificio, e si sono chiesti perché. Diciamo che... Non è carino. Non è carino. Ma poi perché, secondo me, ci sono tantissimi anti-juventini, mentre anti-milanisti, secondo me, non ce n'è, cioè... Ci sono gli juventini che magari tifano contro il Milan, capito cosa voglio dire? Sì. Però a prescindere, mi sono imbragato in una situazione. Volevo dire che se uno non tifa, però comunque è anti-juventino, sì, non è anti-milanista. La Juventus è la squadra per antonomasia più odiata, esatto. O è amata o è odiata, anche non c'è una via di mezzo. No, ma meno, secondo me, è vero, Mattia? Che sì. Tu che sei più addentro. Comunque si respira un clima diverso. Poco, secondo me, manca un po' di sportività. Comunque, tifare la squadra italiana in fine di Champions. Esatto. Se ci fosse andato il Milan, tu onestamente avresti tifato il Milan, sicuro? Dico sempre che alla fine l'odio sportivo, poi in realtà, perché comunque l'odio, stiamo parlando di odio. Vuol dire che diciamo, se una squadra è odiata da questo punto di vista, vuol dire che hai raggiunto degli risultati. È sempre antipatica la squadra che vince, non c'è niente a che fare. Assolutamente. Va bene, ci sono cose nostre? No, vergogna Catania, no, non sono cose nostre. No. Ah no, sì, vergogna Catania che fuochi d'artificio per festeggiare la vittoria del Barca. Vergogna. Vabbè, qualcuno, sì, appena abbiamo parlato di calcio, già si sono accesi gli animi. Comunque ha ragione, non è una cosa, noi ci abbiamo riso su, ma in effetti è una cosa sgradevolissima. Va bene, allora. Rientriamo con Globus Radio Station, siamo alla fine di tutti i campionati, abbiamo ospitato oggi per l'ultima fase nazionale il Planet Volley Pedara con il suo dirigente Andrea Di Guardo, grazie. Prego. E invece rappresentanza della Gupe Volley Catania Battiati Under 17, sempre in finale nazionale, allenata da Sara Trombetta, abbiamo avuto Fabrizio D'Urso e Mattia Sabella, Tiziana Pizzo, Donatella Pizzo. Venerdì vi daremo intanto chiaramente gara 2 della Pallavolo Sicilia dei playoff e non diciamo niente. E cercheremo di avere un collegamento direttamente dalle finali nazionali da Chianciano e da Crotone, grazie ai nostri amici. Mi pare che abbiamo finito. Peccato, non potevamo stare ancora qua, no, non possiamo allora, stare. Siamo venerdì. Ci vediamo venerdì, grazie, ciao tutte, ciao Planet, ciao. È trasformato in una vera e propria boccia, è lo scudetto, l'Idea ha vinto lo scudetto, l'Idea ha vinto lo scudetto, è un Bociani. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati.